Cagliari per me è un onore, sempre sognato di indossarla, dal sindaco Torino era un sogno per me arrivare a giocare qua con tanti giocatori come i miei compagni di squadra. Quindi è un traguardo, un primo traguardo raggiunto. Ti aspettavi tanta fiducia da parte del mister Rastelli in questo campionato? No, non mi aspettavo tutta questa fiducia, infatti cercherò di ripagarla nel migliore dei modi, sempre dando il massimo in ogni occasione e in ogni momento in cui mi sarà dato. Che dire, ringraziare tutti è il minimo, avendo la fiducia sia del mister che dei compagni e di tutta la società. C'è tanto entusiasmo intorno a questo nuovo Cagliari, sorprende anche perché arriva dopo pochissimo dalla processione, una fiducia che ovviamente non può essere delusa. Certo, una fiducia non può essere delusa, però stiamo lavorando, il gruppo è sano, stiamo creando un grande gruppo, e abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. L'obiettivo non può che essere quello del ritorno immediato in Serie A? Sì, l'obiettivo che ci siamo posti è subito quello, tornare subito in Serie A e tutti contribuiremo a dare il meglio per poterlo realizzare. Tu il centrocampista devi riferire meglio il modello che ti ispiro? Il modello a cui mi ispiro, come ha detto Niagolani, è un giocatore, come ho detto in altre interviste, completo, secondo il mio punto di vista, cattivo, tecnico, bravo negli inserimenti, vede la porta, eccetera. Ha tutto in break. Stiamo bene, abbiamo fatto vedere anche sulle partite che abbiamo fatto, stiamo bene, abbiamo una rosa ampia e non vediamo l'ora di iniziare. Il segreto per vincere questo campionato è la continuità. Bisogna essere bravi nel vincere naturalmente le partite, e quando non si possono vincere da non perderle, perché la continuità di risultati è l'unica arma veramente vincente. Sono pronto e insieme ai compagni sono sicuro che faremo grandi cose. Sì, l'obiettivo è quello, non ci siamo nascosti. Ciò che voglio naturalmente io, come tutti i miei compagni, e spero che lo raggiungeremo il più presto possibile. Siamo tutti ragazzi molto disponibili, che sanno che la concorrenza è alta, quindi qualora si dovesse finire in panchina bisogna dare di più durante la settimana per guadagnarsi il posto. Siamo tutti allo stesso livello. Presidente Giulini ti ha cercato con l'insistenza all'inizio dell'estate, il tuo primo personale, questa è un po' anche una responsabilità in più per te, se un pochino anche dopo in più, no? Sì, lo so, il presidente mi ha cercato diverse volte, infatti mi ha convinto più del dovuto, diciamo. Mi ha dato questa responsabilità. Io so di avere una squadra forte dietro che sicuramente mi facilita le cose, però comunque sia so anche di avere dei compagni di reparto molto forte allo stesso livello, e quindi ci giocheremo il posto da titolare ogni sabato. Quindi per chiudere, si sa che c'è molto tanto del fatto che questi lasciarsi in Serie A, questo è il contentamento, cosa è stato decisivo per scegliere Cagliari? Questa è la Serie A, l'anno prossimo facciamo la Serie A. Ma io quando sono arrivato qui l'anno scorso l'ho notato subito questa cosa. È una maglia troppo importante perché, come ho detto anche in passato, non rappresenta una città ma rappresenta un'isola intera. Quindi penso che i nuovi ragazzi, anche senza il nostro aiuto, hanno capito subito come stanno le cose. E subito che è una situazione davvero importante. Non c'è un segreto, il segreto è quello, restare con i piedi per terra, anche se tutti parlano del Cagliari come fosse la Juve della situazione. Noi bisogna restare con i piedi per terra e con grande umiltà, bisogna allenarsi con grande intensità, giocare tutte le partite con la giusta cattiveria, senza perdere mai la testa. E so così, non sarà assolutamente facile, ripeto, perché è molto lungo e molta gente giocherà contro di noi come se fosse una finale di Champions.